Ma la mia amministrazione ci ha creduto subito, nei limiti del lecito ha provato a sostenere la voglia di un imprenditore, un po' un extracomunitario qui, ma legato profondamente. Questo legame che ha con la compagna, adesso diventerà babbo in ottobre. E dunque in questa direzione penso che l'investimento notevole che sta facendo Valerio Antonini, tanto per il calcio quanto per il basket, sia un segnale positivo. Intanto ha raggiunto già un risultato, ha vinto il campionato del rimettere in moto entusiasmo, che è la prima cosa. I risultati verranno sulle partite, c'è la prospettiva di andare oltre l'attuale serie che penalizza per motivi storici che sappiamo anche la città, il mondo dello sport trapanese. Io penso di sì. Di pari nostro con l'amministrazione continueremo a sostenere lui ed altri imprenditori che anche nel settore sportivo, pensando di fare anche incoming turistico, che non guasta, perché mica è detto che lo sport deve per forza di cose portare a fallimento delle società eccetera, perché poi qualcuno si inventa le carte, lasciamola stare, è compito di altre amministrazioni andarle a controllare. È anche uno stimolo per noi amministrazioni per recuperare sul decennio andato anche con l'impiantistica e il servizio. Penso che sia una cosa molto positiva. Stando con i piedi per terra, io sono spesso e volentieri mi criticano perché sono molto freddo. No, io mi entusiasmo se noi andiamo in gol. Se invece partiamo con una partita che sappiamo di perdere, vabbè, faccio la mia parte. Io penso invece che vinceremo il campionato. Il Comune di Trapani ci sarà sempre comunque per queste iniziative, ma anche altre che vogliono catapultare questa città veramente nel futuro. Ma di recente abbiamo fatto un avviso. L'Edinball addirittura investe su Trapani recuperando una palestra. Una palestra andata, abbandonata da decenni. Quella che c'è in via Convento San Francesco di Paola. Faccio questi due esempi per non aggiungerne di altro. Io sono convinto che un po' come le ciliegie ne verranno di altre occasioni e noi abbiamo il dovere di esserci nel rispetto delle regole.